Ad Avellino parchi e ville comunali riapriranno i battenti a metà maggio. Prima del via libera sarà necessario ripulire le aree con lo sfalcio dell'erba in questo periodo di stop e cresciuta a dismisura e risistemare gli arredi. L'accesso ai polmoni verdi della città sarà contingentato per evitare assembramenti. A causa dello smontamento delle sponde del torrente Fenestrelle, parco Santo Spirito Manganelli, probabilmente aprirà ma parzialmente in attesa dell'intervento di messa in sicurezza della zona franata. Per quanto riguarda i parchi e tutto il resto, so che è stata indetta la gara e quindi il 9 di questo mese termina la gara, dopodiché inizieremo lo sfalcio anche dei parchi in modo da renderli fruibili alla cittadinanza. Questo anche per quanto riguarda Parco Santo Spirito? Sì, sicuramente per quanto riguarda Parco Santo Spirito non tutto, perché c'è una parte là dove il fiume è esondato, sono franate le sponde, in questo momento là stiamo lavorando, ripristinando le sponde con una somma urgenza di 180.000 euro proprio per ridare alla cittadinanza il parco in modo da renderlo fruibile nella sua totalità. Per quanto riguarda invece la villa comunale? La villa comunale ne abbiamo parlato proprio ieri mattina, con questo appalto che si andrà a sicuramente si andrà anche a mettere a posto la villa comunale e quindi sarà resa fruibile alla gente anche la villa comunale. C'è nell'intenzione dell'amministrazione di rendere fruibile tutte le aree verdi in modo che la gente possa tranquillamente dopo questo periodo di lockdown poter usufruire di questi spazi a verde. Perché ci rendiamo conto che è stato difficile per tutti restare bloccati in casa per 2 mesi, quindi adesso nella gente c'è bisogno di vivere la natura e perciò stiamo dando da fare per poter mettere a loro disposizione questi spazi aperti.